Allora, non so neanche come iniziarlo questo video perché è praticamente quasi un anno che manco dal tubo, sono 11 mesi, quindi veramente quasi un anno. Sono successe tante cose, positive e negative, e diciamo che il motivo principale per cui non ci sono stata all'inizio è una questione più tecnologica. Poi sono successe delle cose e voi giustamente non potevate saperlo. Alcune ragazze su Instagram mi hanno chiesto: ma perché non fai video quando torni? Mi mancano i tuoi video. Allora ho detto: forse è il caso di fare un video di spiegazione della mia essenza. E quindi eccomi qui. E come non iniziare con un Get Ready With Me alla vecchia maniera, come noi vecchie YouTuber, poi io non mi reputo manco una YouTuber perché sinceramente ho talmente tanti pochi iscritti che non mi sento proprio per niente una YouTuber, e con la mia bella felpetta della Roma. Allora, niente, facciamo questo Get Ready With Me, così vi faccio vedere anche un po' di prodottini che sto utilizzando nell'ultimo periodo, che si ricollega un po' ad alcune cose che sono successe, però ora ne parliamo insieme. Allora, cosa è successo? Cosa è successo? Bella domanda. Allora, io manco dal compleanno di Aurora, perché l'ultimo video mi pare che l'ho caricato intorno a quel periodo, quindi sì, manco più o meno dal compleanno di Aurora. E cosa è successo? Niente, è successo che più o meno intorno a Pasqua, no, più o meno, proprio a Pasqua dell'anno scorso, mia suocera si è operata al ginocchio. E quindi diciamo c'è stato un po' un andare e venire dall'ospedale. Praticamente Samuele faceva avanti e indietro pure le notti, così. E quindi diciamo che c'è stato un po' questa cosa che ci ha un po' portato ad organizzarci in maniera diversa. In più, soprattutto a noi ci ha portato a organizzarci in maniera diversa perché sono venuti a stare a casa mia mio suocero e mia suocera, perché non potevano stare a casa da soli perché mia suocera non era in grado di camminare, doveva mettere il ghiaccio, doveva andare a fare le fisioterapie e quindi anche per forza sono venuti a casa nostra, anche perché siamo, diciamo, quelli che hanno la casa più grande e quindi siamo stati qui per un mese e mezzo. Ragazzi, sono stati i giorni più duri dell'ultimo anno, i giorni più duri, perché praticamente, no, non è vero, sono stati uno dei giorni tra i più duri, poi capirete il perché. Ora, noi abbiamo già convissuto, nel senso che noi avevamo già convissuto con i miei quando Aurora era piccola. E i primi tempi che Alessandro era nato nell'altra casa, quindi diciamo che un po' di convivenza l'avevamo fatta. Quindi eravamo, diciamo, pronti a dover destreggiarci con orari diversi, eccetera, esigenze diverse. Però un conto è quando stai con i tuoi, un conto è quando stai con i suoceri, perché non hai la stessa libertà che hai con i tuoi, quindi di poter parlare, di poter dire, eccetera. Quindi diciamo che io mi sentivo un po' così, poi io ero quella che stava più tempo a casa, quindi cioè, mio suocero se ne andava la mattina senza dirmi niente, ritornava senza dirmi niente, mia suocera stava a casa senza dirmi niente, mi lavava i piatti, insomma, per carità, apprezzo, apprezzo, figuriamoci se non apprezzo, però magari chiedi. Cioè, non lo so, forse sono fatta un po' male, però io quando vedo che mi si mettono le mani nelle mie cose senza prima chiedere, mando giù, però insomma è un po' difficile. Intanto mi continuo a preparare. Utilizzo questo qui ultimamente che è l'HD Foundation Invisible Cover Foundation con SPF 30 che è della Flormar.
Questo è in colorazione. Che colorazione è? Mi pare medium beige. Vabbè, non la trovo più. Comunque dovrebbe essere medium beige. Ah, soft beige. E niente, quindi siamo stati un mese e mezzo così. Passato questo mese e mezzo, i miei suoceri sono tornati. Ah, nel frattempo, ovviamente, tutta questa convivenza si ripercuote sui figli. Nel senso che Alessandro comincia a essere un po' più irrequieto, perché ovviamente i nonni, chi ha dei figli sa che i nonni si comportano in maniera completamente diversa da te genitore, e quindi Alessandro si è trovato un po' disorientato e questo ha influito anche nell'andamento scolastico. Infatti le maestre se ne sono accorte, mi hanno chiesto se era successo qualcosa, io gli ho praticamente raccontato quello che era successo e loro praticamente mi hanno detto si è visto il comportamento cambiato di Alessandro, appena è possibile fate in modo di stare voi da soli. Quindi ecco, un po' sono stata un po' presa anche da ripristinare un equilibrio al bambino. Aurora no, perché Aurora era, cioè, già comunque più grande, è molto più indipendente del fratello, quindi diciamo che lei sta un po' in una sua bolla, quindi non si fa prendere tanto dagli eventi, sta un po' nella sua bolla, ogni tanto scende da sta bolla, però ecco, è molto più pronta, più predisposta a stare tranquilla e quindi niente. E qui, infatti, durante l'estate abbiamo cercato di stare il più possibile solo noi quattro. Quindi, passato questo, io ero praticamente arrivata. Io ero arrivata e per di più, non avendo fatto neanche una settimana, non dico una settimana piena, ma anche 2 giorni, 3 giorni di vacanza. Ero veramente arrivata e in più avevo rivisto un po' di cose nel periodo in cui avevo questa situazione a casa e purtroppo, dico purtroppo perché mi dispiace, però mi dispiace e lo dico col cuore che mi dispiace. Ho dovuto interrompere un'amicizia. Non voglio entrare nei particolari di questa cosa perché già ci sono stati un po' troppi problemi al riguardo, però io penso che in amicizia come in amore, quando due persone si lasciano o litigano o altro, quando finisce un amore, quando finisce un'amicizia, secondo me la colpa, tra virgolette, perché no, secondo me non c'è una vera e propria colpa, è da entrambe le parti. Secondo me non si può parlare di colpa, ma di revisione delle priorità, non so spiegarlo, cioè nel senso crescendo uno cambia, crescendo ci sono delle cose che ti succedono che ti modificano un po' la visione della tua vita, la visione di quello che vuoi fare e quindi io diciamo che ho un po' rivisto le mie priorità e purtroppo, dico purtroppo perché probabilmente maggiormente è stata una mia decisione, purtroppo è finita un'amicizia, però paradossalmente finita questa amicizia. Sembra fatta apposta, a volte il destino ti mette di fronte a delle cose. Intanto sto litigando con la Cipri. Si è visto, che ho aperto la Cipria? Allora, intanto vi dico che questa Cipria è quella della Flormar. Vi faccio del tappo perché ho paura che mi casca. Sempre della Flormar, è l'Invisible Powder ed è una Cipria praticamente in polvere libera. Che vi danno in dotazione anche il piumino bellissimo che io metto appunto così, la puccio un pochino
e poi me la metto. E quindi niente, finita un'amicizia, però fortunatamente, secondo me il destino sapeva che sarebbe successo un altro disastro, mi mette, di fronte a un'altra persona che, ora non vi sto a dire come è successo che sia iniziata questa amicizia, però comunque ho conosciuto una persona, devo dire che mi ha capito in quel periodo, mi ha veramente capito, ha capito le mie priorità, ha capito i miei problemi, ha capito il mio pensiero. Io ho capito il suo chiedermi aiuto per determinate cose e abbiamo legato, ci siamo trovate e siamo diventate molto amiche. Quindi io posso dire adesso di aver capito che genere, di amicizia voglio da qui in avanti. Non si finisce mai di imparare dalla vita e purtroppo so di aver fatto male ad alcune persone, però purtroppo io con il tempo sono diventata un po' egoista su questo, quindi mi dispiace, però devo cominciare a pensare anche un po' a me, alla mia famiglia, ai miei figli, a quello che voglio io e non a dover per forza dire di sì agli altri per paura di rimanere da sola o perché, non lo so, per altre cose. Sto cominciando veramente a decidere le cose per me stessa. E cosa è successo successivamente? Successivamente è successo che purtroppo mia madre ha cominciato a stare male, ha cominciato a stare molto male, di un male molto molto brutto, e questo vi sto parlando di settembre, di un male molto molto brutto al che ci siamo trovati di fronte un po' a un crollo un po' di tutto quanto e niente, ve la faccio breve, praticamente è morta mamma. Mamma è morta dopo 3 mesi di battaglia e non sto qui a parlarvene più di tanto perché ancora è un po' difficile da digerire la cosa. E non voglio neanche mettermi a piangere, quindi ve l'ho detta così bella e cruda, e questo è. E la cosa è recentissima perché stiamo parlando del 20 di dicembre. Poi chi mi segue su Facebook soprattutto si è accorto di questa cosa perché io ho messo un post il giorno del compleanno di Alessandro, che era il 23 di gennaio, che era il giorno del compleanno di mia madre anche. Quindi io ho messo un post e praticamente chi non sapeva di questa cosa che mi era successa l'ha scoperto con quel post lì. Però ecco, insomma, è una cosa ancora tanto fresca, ci sono delle cose su cui devo lavorare e basta. Finiamola qua perché sennò, anche perché c'ho Alessandro di là che dorme se mi trova che mi metto a piangere così come una fontana all'improvviso. Giustamente mi dice che è successo e niente. Allora, adesso vado a mettere un mascara che è sempre questo qui di Flormar ed è un mascara volumizzante fatto in questo modo. E niente, quindi siamo stati un po' abbattuti da questo ciclone proprio prima di Natale. Ci stiamo ancora riprendendo. Io in un modo, mio padre in un altro, e piano piano ci riprenderemo un po' tutti, e tutta la mia famiglia anche, eccetera. E niente, così si è concluso il mio 2018.
il 2019, diciamo che è iniziato, in maniera positiva e in maniera negativa. Allora, in maniera positiva perché, Samuele ha cambiato lavoro, è riuscito a diciamo entrare, adesso ancora in prova ovviamente, ad entrare come dipendente, e quindi chi ha una partita IVA sa quanto sia positivo avere un lavoro da dipendente di questi tempi. E quindi niente, abbiamo appunto, cioè lui praticamente è riuscito ad avere questo lavoro da dipendente. Sulle guance vado a mettere questo blush qui, che è sempre di Flormar, e è il Rose Gold. Non so quanto lo vediate perché c'è un riflesso, ecco, forse così. E niente, quindi lui ha cambiato lavoro e purtroppo è un lavoro che lo costringe ad andare fuori di notte, di giorno, quando capita, perché ho a turni e quindi io sono spesso da sola. Pensavo di trovarmi male, nel senso che io sono una che si è sempre affidata tantissimo a mio marito fin dall'inizio. Noi non abbiamo mai fatto niente separati, a parte il lavoro ovviamente, niente separati, sempre tutto insieme, e pensavo di stare peggio, sinceramente. Invece mi sono accorta di aver ripreso i miei spazi e questo mi è molto piaciuto, molto molto piaciuto. Sono molto contenta di questo, perché è giusto che io mi riprenda i miei spazi, perché molto probabilmente il mio stress di tutti questi ultimi 6 mesi è sicuramente dovuto al fatto che non ho avuto un minuto in un giorno, un minuto da dedicare a me. Cioè, ho dovuto sempre occuparmi di qualcosa o di qualcuno. Nessuno mi ha chiesto come stai, come non stai, nessuno si è preoccupato di dirmi ti do una mano. Quindi mi sono trovata veramente finita, finita, e non lo auguro a nessuno, perché poi io sono una che quando arriva all'apice è nervosissima, manda a quel paese tutti quanti, e ero veramente arrivata. Quindi questo lavoro nel negativo, che sto sempre da sola, ha portato in positivo che ho ripreso i miei spazi e riesco a occuparmi di me Emanuela. Altra cosa positiva, c'è il fatto che, positiva, nell'ultimo anno sono diventata incaricata e consulente Stenom. Questo è il motivo per cui in questo video mi vedete utilizzare tutti i prodotti Flormar, perché praticamente la Stenom, come prodotti beauty, ha proprio il marchio Flormar e Chiotis e Dottor Pierico. Quindi, se avete voglia di, non lo so, di arrotondare, mettiamola così, se avete voglia di arrotondare un po', magari perché avete un lavoro ma volete avere un'entrata in più e vi piace il mondo del beauty, o comunque vi piace il mondo delle pulizie, perché ho scoperto, perché nell'ultimo anno è vero che io non ho fatto video, ma ne ho guardati tantissimi, e ci sono tantissimi video sulle pulizie. E questa cosa mi ha impressionato. Quindi, se siete anche delle amanti delle pulizie, dei prodotti per la casa, eccetera, Stenom è nata proprio per questo. Poi, comunque, penso che se chiedete, soprattutto le più giovani, se chiedono magari alle mamme e alle nonne, sicuramente le mamme e le nonne conoscono Stenom, perché sono anni che esiste, sono più di 50 anni che esiste. Quindi, non lo so, se vi va, mi lasciate un commentino qui sotto, io vi rispondo, perché è già successo con una ragazza sotto il video di un'altra YouTuber che mi ha chiesto informazioni e si è iscritta tranquillamente, eccetera, non ha avuto nessun problema. Quindi, se vi va, se vi va, lasciatemi un messaggio qui sotto, un commento qui sotto, e io vi contatto sicuramente. Allora, intanto mi metto questo blush perché
Penso che sia arrivato il momento. Mi sono scordata il pennello. Vabbè, lo metto col pennello. No, prendo il pennello del blush. Ok, eccomi qua. Allora, e niente, quindi questo è quello che è successo. Questo è quello che è successo. Vi avevo detto, c'erano sia cose positive sia cose negative. Adesso sto piano piano riprendendo il mio equilibrio, piano piano, piano piano, perché è stata anche abbastanza complicata gestire i miei figli ultimamente, sia per cose positive sia per cose negative. Vado poi ad utilizzare un illuminante. Questo qui è il Dual Gold, sempre di Flormar, che è un illuminante fatto doppio, come potete vedere, e potete o miscelarlo o utilizzarlo separatamente. Io lo utilizzo insieme, cioè faccio così al centro proprio e poi lo metto. E niente, questo è quello che mi è successo. Ora potete capire da soli che il mio pensiero in questo periodo non era assolutamente quello di tornare e di mettermi a raccontarvi quello che mi era successo, ovviamente. Avevo ben altro nella testa, ve lo assicuro. Avevo ben altro nella testa e questo è il motivo per cui non. Questo è il motivo per cui sono mancata per così tanto tempo. Adesso sulle labbra invece, ultimo step, vado a mettere questo. Ultimamente mi stanno piacendo tantissimo i gloss, non so per quale motivo, soprattutto questi qui, che sono i Super Shine Lip Gloss, sempre di Flormar. Ce ne sono diverse colorazioni, io le ho praticamente prese quasi tutte. Questa è la Pink Lavender e mi piacciono. Allora, io sono amante dei gloss, quelli appiccicosi, non dei gloss, quelli scivolosi che poi ti si sparpagliano oltre le labbra, non mi sono mai piaciuti. Preferisco quelli appiccicosi. Quindi a me piacciono tantissimo questi. E poi mi sono ritornati a piacere i gloss con i glitter. Ragazzi, sono tornata indietro, cioè sono tornata agli anni 90, quando da piccola mi mettevo i gloss con i glitter. Vi ricordate che andavano quei rossetti con i glitter, ma i glitteroni, quelli che facevano male, che scrabbavano le labbra? Ecco, quelli lì. Mi sono ricominciati a piacere i glitter, che dobbiamo fare soprattutto sulle labbra. E quindi niente. Ecco qua. Sì, lo so, è bello sparaflesciante, però mi piace anche per quello. Mi stanno ricominciando a piacere questi coloretti un po' sul rosato, che era una vita che non gli mettevo, una vita. E niente, questo è tutto quello che mi è successo nell'ultimo periodo. Io spero che sia venuto un video con un senso, sinceramente, perché non lo so quanto sia sensato quello che ho raccontato e quello che vi ho detto. Spero di sì, spero di sì, se no mi toccherà rifarlo nuovamente. Fatemi sapere se vi piacciono questi prodotti, se volete provarli, ditemelo così vi spiego come fare, anche perché c'è la possibilità di ricevere dei prodotti gratis. Quindi, insomma, io, visto che ultimamente qui de gratis non ci danno più niente, direi che quando capita è bene prendere la palla al balzo. Niente, basta. Direi che per oggi va bene così. Non so quando ritornerò. Spero
Spero che questo video vi piaccia. Se vedo che vi ha fatto piacere il mio ritorno, se vi ha fatto piacere il mio ritorno, fatemelo sapere con un like. Se vedo che vi ha fatto piacere il mio ritorno, continuerò, magari tornerò con un vlog, non lo so, perché questi video ho notato guardando YouTube negli ultimi tempi che YouTube è molto cambiato, molto molto cambiato. E per chi come me ha pochi iscritti, non fa collaborazioni, eccetera, l'unica valvola di sfogo per YouTube sono i vlog. Quindi questo è. Niente, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.